Greta, questa stagione ti ha ridato stimoli importanti, si parte per una nuova annata. Dove vuole arrivare Greta Loran? Sì, diciamo che questa stagione mi ha dato gli stimoli che cercavo, ma già la passata sono riuscita un po' a ritrovarmi dopo stagioni che facevo solo qualche bel risultato, ma non quello che volevo. Quindi adesso l'asticella l'alzerò un po' anch'io. Se l'anno scorso era qualificarmi in tutte le gare, entrare negli eventi in tutte le gare, metterò un passettino in più, sempre senza esagerare, però. Poi quello che arriva in più è sempre buono e sicuramente non mi tiro indietro, però si metterà un passettino alla volta per riuscire ad arrivare poi ai risultati un po' più importanti. Il fondo femminile sta vivendo un po' una fase di trasformazione, nel senso che accanto a campionesse che sono rientrate peraltro in Coppa del Mondo come Teresa Jauck ci sono nuovi talenti che sono sbocciati quasi all'improvviso, arrivano dalla scuola nordica. L'Italia come si inserisce in questo contesto e tu come ti inserisci in questo contesto? Ma allora, per quanto riguarda tutte le forti giovani che stanno entrando, sono sempre scandinave, quindi ormai si sa, loro il bacino al nord è grande, su 3.000 bambini ci sono già 5 fenomeni, quei 5 fenomeni arrivano in Coppa del Mondo e ti fanno subito un podio, un risultato nei 10. Da noi è diverso, il bacino è molto più piccolo, però la nostra squadra penso che qualcosa ha fatto vedere quest'anno, siamo un bel team, abbiamo trovato un bellissimo rapporto con l'allenatore, che quello è fondamentale. L'ambiente è sereno e noi abbiamo tanta voglia di lavorare e sicuramente l'obiettivo che avevamo l'anno scorso e che avremo anche quest'anno sarà spronarci e morire il più possibile in estate, perché poi tutto quello che provi in estate ti porta buono per l'inverno. Siete un gruppo, diciamo, un po' nuovo a livello di stimoli, forse, no? Anche un po' a livello di coinvolgimento totale. Con l'allenatore nuovo c'è un ottimo rapporto, quando il gruppo funziona, poi i risultati piano piano arrivano. Sì, io ho sempre creduto che il gruppo sia importante, ma soprattutto chi coordina il gruppo. Io ho sempre creduto nel rapporto allenatore-atleta, che secondo me deve esserci, deve essere forte perché è uno stimolo in più. È vero che poi sei tu in gara, che è la tua testa e devi metterci tu del tuo, però secondo me come lavori durante l'estate e l'autunno, se lavori sereno, che credi in quello che fai, ti porta poi ad avere risultati in inverno. E così è stato. Mi sono fidata fin da subito di Simone Paredi e oltretutto quest'anno, dopo 6 anni, è il primo anno che faccio 2 anni con lo stesso allenatore, quindi è già un buon punto di partenza. Grazie Greta Loran. Grazie a te.